Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di mappature. Come vedete non abbiamo qui la solita Z4, ma oggi guardiamo qualcosa di diverso. Allora, qui abbiamo un Apollo 1400 TDI, ovviamente turbo diesel, al quale vogliamo fare la rimappatura della centralina. E non solo, vabbè, andremo anche a defappare, quindi toglieremo il FAP e monteremo questo. Come vedete qua abbiamo un bel pacchetto che è arrivato, dopo facciamo l'unboxing ma più tardi. E come vedete qui la macchina, adesso abbiamo tolto il coperchio, qui c'è il famoso FAP. Questo è il filtro antiparticolato che oggi andremo ad eliminare con il downpipe che vi facciamo vedere tra poco. Come vedete qua, cosa manca qua? Adesso abbiamo tolto, vabbè, la scatola a filtro per farci un po' di spazio. Qui manca qualcosa. Chi ha già capito, manca la centralina. La centralina l'abbiamo portata di là, ce l'abbiamo nell'ufficetto di là, che andiamo a fare la rimappatura. Quando parliamo di mappatura, ovviamente vengono fuori migliaia di cose. No, mappa per la potenza, mappa consumi. Allora, oggi facciamo un video generico di introduzione, giusto per, visto che abbiamo sotto mano questa Apollo piuttosto semplice, e andiamo a parlare di basi. Cosa c'è da fare quando si fa la mappatura? Prima di tutto si va a vedere la mappa, quindi bisogna andare a leggere la centralina, a leggere la mappatura. Mappatura stessa, che non è altro che un file alla fine, non è altro che il DNA della nostra centralina, del nostro motore, come va a lavorare. Noi andiamo a leggerlo, che è la prima fase, quindi si va a vedere come è fatto il nostro DNA del nostro motore. Andiamo nell'ufficio e andiamo a vedere come leggiamo il nostro file. Una volta letto il file, andiamo a vedere come è fatto e cosa si può fare, come si può modificare. E dopo passiamo allo step successivo, che sarà la scrittura, sarà l'installazione del downpipe e quant'altro. Andiamo di là. Allora, defra com'è? Stiamo facendo. Stiamo leggendo. Do you want to save this file? Sì. Sì. Già fatto. Oh, non siamo arrivati per tempo, ho già letto. We'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Io penso, ma perché stiamo mettendo il caricatore della batteria finché facciamo la lettura della centralina? Perché è importante, essendo che durante la lettura la macchina assorbe molta corrente, molta energia dalla batteria, è importante che uno, la batteria sia sempre al top, e due, che l'alimentazione che arriva durante la lettura sia stabile. Quindi è importante mettere il caricatore che stabilizza, diciamo, la tensione durante la lettura. Bene, adesso andiamo a fare la lettura tramite computer e poi andiamo a modificare il file. Spegni il quadro, ora accendi il quadro. Oh, attenzione, che fai? Accendi pure il quadro. Accendi! Accendo, sto Zorba, accendo. Oh, sta facendo una lettura, praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una prima lettura di sblocco tramite l'apertura della centralina. Quindi abbiamo fatto una patch, si chiama.
Apriamo la centralina, si fa una lettura di sblocco, quindi sbloccata la centralina. D'ora in poi la nostra centralina la possiamo leggere con il cache trovato in OBD. Spegniamo. E il capo si arrabbia. Quadro on. E niente, quindi adesso stiamo facendo la vera e propria lettura del file, infatti prima era di qualche kilobyte, adesso sarà di qualche megabyte. Tendenzialmente su queste auto qua, i DC17 sono 4 megabyte. E niente, per la modifica del file, quello ne parliamo dopo. La difficoltà su queste centraline qui è che ti trovi, per esempio, una mappa di iniezione. Ok, tipo inizio dell'iniezione, in gradi prima del punto morto superiore. Il problema è che ce n'hai 5. E tu devi capire quale delle 5 modificare. Sgancio. Vai qua. E la macchina non si è accorta di nulla praticamente. Lo vedete? Vabbè. Adesso andiamo a modificare il file. E niente, ogni qualvolta che ne togliamo, rimettiamo la centralina per assicurarci che la centralina non abbia subito danni, contatti, o che si accende e si spegne il motore per vedere. È giusto per prassi, per sicurezza. Ok, abbiamo la mappa iniezione. Come vedete è crescente, ovviamente in base al numero di giri e carico, RPM e load. Load. Allora stiamo usando questo programma giusto per rendere visivamente chiaro quello che può essere la mappa. E no, adesso, poi la modifica vera e propria andremo a fare con altri programmi. Andiamo di là. E niente. Porto nell'altro PC. Ok. Volevo farvi vedere qualcosa di più, ma è partito. Ovviamente non è che abbiamo tutto questo tempo, dobbiamo un po' sbrigarci. È già mezzogiorno e io comincio a avere fame. E quindi cos'è che vorresti fare questa macchina? Cioè farla andare a olio vegetale? Sì. Olio vegetale è esausto. Ah, esausto, perché quello nuovo fa schifo, no? Costa. 70 centesimi, 50-70 litro costa, quello esausto meno. O te lo regalano. Quindi dici che si può viaggiare gratis praticamente? Quasi. Quasi gratis. Ma facciamo vedere di quale mezzo stiamo parlando. L'essenza è sotto. Quello che andremo a fare, non guardiamo la carrozzeria. Questa ragazzi è un Audi 80 1009 TDI. Pompa, neanche iniettore pompa, questa è pompa rotativa. Ah, ecco. Facilissimo. Mamma mia, che motore. Pensate un po' che razza di motore che hanno fatto su. Allora, come vedete, è un motore longitudinale, al contrario delle solite macchine che lo hanno messo di così. Questo ha il cambio che va verso dietro e la turbina laterale qua. Qui adesso andremo a fare una modifica con calma nel prossimo video, quindi mi raccomando, iscriviti al canale perché prossimamente uscirà questo video. Facciamo andare questa macchina ad olio vegetale, ragazzi. Andremo a fare una modifica sull'iniezione. Quindi si farà un serbatoio separato dove si metterà l'olio, come diceva prima Davide, vegetale, anche esausto. E si avrà un doppio serbatoio, quindi di sti tempi che la benzina tanto costa poco, vero? Andremo a fare questa modifica. Per oggi intanto ci concentriamo sulla mappatura con il downpipe e perché no facciamo anche una mappa per diminuire i consumi. E il tuo regalo? Non sei abituato alle sorprese? Un po' particolare. Però così. Bene, si va a togliere il FAP. Si va a mettere questo.
questo è un downpipe con un catalizzatore 200 celle. Questo è il downpipe montato, qua abbiamo la nostra turbinozza. Stiamo procedendo alla scrittura. Attenzione. Dai. Beh, dai, allora abbiamo fatto questa stage 1 con il GR modificata e DPF modificato, praticamente escluso. E adesso la stiamo scrivendo e andremo a vedere poi come si comporterà su strada la macchina, insomma, dai. Prova su strada e vediamo un po' anche così a sensazione come andrà rispetto a prima. E niente, dai, così poi la proviamo. Ok, e ora è tempo di provare questa macchina. Primo avviamento. Tutto regolare. Ok, allora finalmente stiamo provando la macchina. Ragazzi, che dire, va, la macchina ha una gran bella spinta. Abbiamo provato giusto così un terza, quarta, senza esagerare, ma cioè, i sorpassi li fa proprio tranquillamente, se li mangia. Buttare un attimo giù. Come sai? Quarta, cioè la senti che di quarta c'ha proprio schiena. Cioè, nonostante sia una marcia lunghissima, cioè proprio a spinta. Riprende veramente bene. Sì, diciamo che mi piace. Impressioni a caldo. Secondo me mi darà delle belle soddisfazioni.